Benvenuti su Ultima Ora News. Nel video di oggi parleremo del matrimonio della figlia di Michael Schumacher e delle condizioni di salute dell'ex campione di Formula 1. Prima di continuare con il video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime news. Gina Schumacher, figlia di Michael Schumacher, si è sposata con Jan Böttcher in una cerimonia privata a Maiorca, nella villa di famiglia. Il matrimonio si è svolto nella lussuosa tenuta della famiglia Schumacher, un'enorme proprietà di 15.000 metri quadri con due piscine, un eliporto, una palestra e giardini tropicali. La sposa ha indossato un abito bianco disegnato da Enzo Ani, decorato con petali, mentre lo sposo ha scelto un abito con gilet grigio, elegante e in perfetto stile. La cerimonia ha richiesto una preparazione meticolosa, con molti collaboratori coinvolti nei dettagli dell'evento, data la privacy richiesta dagli Schumacher. Per garantire la massima discrezione, agli invitati è stato chiesto di consegnare i telefoni e dispositivi tecnologici prima di entrare nella proprietà, evitando la pubblicazione di immagini di Michael Schumacher. La decisione di vietare l'uso dei cellulari è legata anche a una vicenda giudiziaria in cui alcuni uomini hanno ricattato la famiglia Schumacher, minacciando di diffondere foto private. «Non vogliamo che foto di mio marito circolino senza il nostro consenso», aveva dichiarato Corinna Schumacher, madre della sposa, in merito al rispetto della privacy di Michael. La famiglia è molto attenta alla sicurezza e alla riservatezza, soprattutto a causa delle continue speculazioni sui tabloid riguardo le condizioni di salute dell'ex campione di Formula 1. Gina, campionessa di equitazione nella specialità reining, ha sposato Jan, un allenatore di cavalli, con cui condivide anche una profonda passione per gli animali e la natura. Nonostante l'importanza dell'evento, i media non hanno avuto accesso alla cerimonia e non sono state rese pubbliche immagini ufficiali del matrimonio, mantenendo la riservatezza sullo stato di salute di Michael. E tu cosa ne pensi della scelta fatta dalla famiglia di Michael Schumacher? Faccelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie.